Il 2 giugno, come noto, è la festa delle Forze Armate che si celebra a Roma in centro in Via dei Fori Imperiali con una parata. Però quest'anno i generali, gli ex capi di Stato Maggiore della Difesa, dell'Aeronautica e dell'Esercito, della Marina, non parteciperanno in polemica contro il governo, soprattutto contro Luigi Di Maio, il capo del Movimento 5 Stelle. Il primo a rifiutare l'invito, il consueto appuntamento della festa della Repubblica, è stato il generale Vincenzo Camporini, che su Facebook dice le testuali parole: "Comunico a tutti gli amici che quest'anno ho deciso di non accettare l'invito ad assistere alle celebrazioni del 2 giugno in Via dei Fori Imperiali. Troppe le disattenzioni del governo nei confronti dei temi della difesa, spesso snaturata con un'ipocrita enfasi sul dual use, a partire dalla perdurante mancanza e mancata presentazione del decreto missioni, dalla sostanziale paralisi delle attività amministrative per l'ammodernamento dei mezzi, da dichiarazioni di vuoto pacifismo del Presidente del Consiglio, e potrei continuare." E poi continua Camporini dicendo: "Sono assolutamente certo che nessuno sarà sconvolto dalla mia assenza, ma personalmente non me la sento di avallare ipocritamente con la mia presenza una gestione che sta minando un'istituzione di cui il paese deve essere orgogliosa." Ma quella di Camporini non è una voce isolata. Anche il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, spiega quali saranno i motivi della sua assenza e dice: "Non parteciperò perché sarebbe ipocrita applaudire i nostri soldati in compagnia di soggetti che stanno contribuendo a un progressivo e per certi versi irreversibile indebolimento delle forze armate. Una componente della maggioranza giallo-verde sta portando avanti un atteggiamento ostile nei confronti di una delle poche istituzioni che funzionano bene in Italia, le forze armate." Infine l'affondo su Luigi Di Maio: "Per di più noi generali in pensione veniamo trattati come dei malfattori per via della polemica sulle cosiddette pensioni d'oro." Addirittura Luigi Di Maio pronunciò la frase "si debbono vergognare". Lui dice: "Non capisco di cosa dovrei vergognarmi. Ho servito lealmente il mio paese per 40 anni, rischiando la vita su un aeroplano." Insomma, i generali sono sul piede di guerra e la parata del 2 giugno potrebbero diventare un nuovo terreno di scontro per la maggioranza giallo-verde.